Siamo nuovamente nella seconda diretta flash. Questa è una rubrica che è nata così spontaneamente, diciamo, dalle cose che sono accadute oggi, ecco, attraverso, diciamo, i nostri appuntamenti che, come ti ricordo, puoi fissare ovviamente collegandoti sul nostro sito dal tuo smartphone. Dai un'occhiata alle tende, eventualmente c'è qualcosa che ti interessa. E qualora c'è qualcosa che ti interessa, contatta i nostri esperti o telefonaci e possiamo fissare un appuntamento. Qualora sei qua tu del luogo. E allora, cosa è successo mentre stavamo aspettando la nostra cliente di Francofonte? Quindi la richiesta quest'ultima che è appena, diciamo, abbiamo appena concluso, e paradossalmente oggi quasi di tende a vetro si parla, ecco, quindi oggi la possiamo identificare una giornata un po' particolare dove le consulenze che abbiamo fatto, un po' le tende a vetro hanno qualcosa in comune. In questo caso la nostra cliente di Francofonte la tenda a vetro la vuole togliere. Dove ci troviamo? In cucina. Come giustamente ti anticipavo, e nella prima diretta flash di oggi, quindi di qualche, diciamo, oretta fa, sono adesso quasi le 19, quindi la cliente ha appena completato il suo appuntamento alle 18, come ti dicevo io, fino alle 19, e in questa, diciamo, consulenza ho potuto, diciamo, notare che in questo caso, come ti avevo già ovviamente, come è uso fare, la tenda a vetro viene pensata comunque per la cucina. La signora però già ce l'aveva. Quindi voleva cambiare queste tende a vetro, stavo facendo dei lavori a casa, quindi stavo togliendo quello che era il cassonetto e via dicendo, quindi alcune complicazioni, quindi porta le misure, dice la sua idea, ovviamente dice, ho visto, dice, il modello Honda, dice, che tu ovviamente, dice, descrivi, e io so cucire, quindi sono venuto qua, dice, per avere delle indicazioni come procedere, ovviamente avendo ancora dei pittori a casa, il tempo che completano, così mi so orientare. Io guardo, dico, signora, le misure le ha portate, portando le misure avevamo ovviamente una finestra, un soggiorno cucina e una porta. Generalmente, ecco, si trovano due aperture. Nella finestra in particolar modo mi faceva notare, e notavamo ovviamente dalle foto, perché giustamente una volta che tu già hai avuto modo di poter consultare il nostro sito, portando qui delle foto del tuo ambiente, ci aiuta ovviamente a poterti seguire in maniera adeguata. E allora la signora da questa foto ovviamente gli faccio notare che abbiamo sto condizionatore a fianco, diciamo, alla finestra, da pochi centimetri, tanto è vero che si allontanava di 4 centimetri. Dall'altra parte c'era più spazio, mentre per quanto riguardava la porta normale, quindi a due ante, quindi la porta finestra a due ante, lì non avevamo, diciamo, ecco, dalle poi modifiche che verranno fatte, non c'erano impedimenti laterali. Le aperture entrambi da 120, che generalmente sono queste come misure delle, ovviamente, appartamenti già esistenti. Nei nuovi appartamenti troviamo 130, 140, ma più o meno, diciamo, siamo su questa misura. Comunque, da lì ovviamente il binario, la misura in questo caso, essendo che è un binario, quello che ti ho fatto vedere, se ci segui da tempo, una delle dirette fa quello che stiamo dando attualmente in promozione, lo prendo, ce l'ho qua in vetrina, ecco qui come stai notando ci troviamo in un altro angolo rispetto a poco fa, qui siamo verso la vetrina, quindi vedrai passare magari qualche macchina. Che vedi perché siamo qui, diciamo, nella piazza Mattarella e fa a giro. Comunque, questo è il binario, ovviamente, che la signora ha attenzionato e voleva capire come, ovviamente, se metterlo a soffitto, per esempio, a parete, la misura, visto che abbiamo, diciamo, questo impedimento nella parte della finestra di questo, diciamo, condizionatore a 4 cm, a questo punto qui la misura su una porta di 120 non può essere che 124. 124 perché, come ho già spiegato, se mi seguite tempo, è la misura corretta per il passo da 8 cm, cioè la distanza che c'è fra uno scivolo e un altro. Quindi 124, capirai, stiamo parlando di 2 cm che uscirebbe dal telaio sia a destra che a sinistra, perché la misura deve essere centrata, ovviamente. Quindi se abbiamo un impedimento, anche nel tuo caso, che può succedere di un pilastro o di qualsiasi altra cosa, quei centimetri che abbiamo in ogni caso noi a destra lo dobbiamo anche rapportare a sinistra, quindi la signora ne aveva 4 a destra e 4 a sinistra, quindi quelli erano il massimo. Questo binario ovviamente non avendo un terminale, quindi va piatto, va bene, quindi può andare a filo ovviamente del nostro condizionatore, per il montaggio quindi stabilita la misura che abbiamo che ce ne vuole 124, perché poi l'altra misura è 140. Quindi capirai che non può fare la 126 o 128 la pensi tu a modo tuo, no, perché questo non ti garantisce poi l'equa distanza che c'è tra uno scivolo e un altro, come ho già spiegato per quanto riguarda il sistema Honda. Comunque, vede questo binario, quindi capiamo che ci vuole quello da 1,24 m. Il montaggio dice lo faccio a parete, lo faccio a soffitto, ovviamente con suo marito
Dico, guardi signora, se lo facciamo a parete, allora qui dobbiamo predisporre, cioè, un supporto da 10 cm, perché sta togliendo i cassonetti la signora, quindi ricordo che sta facendo queste modifiche, una volta che ci sono i cassonetti, basta un supporto qua da 10 cm, quella L, viene nascosto, non si vede quello bianco, e lo mettiamo a questo punto a parete. Come altezza, se lo mettiamo a parete, consiglio ovviamente di non superare quello che è il condizionatore, perché il condizionatore dà comunque un'altezza come fosse un mobile, un piano, quindi per un discorso lineare di occhio sarebbe corretto metterlo alla stessa altezza, così anche la porta che si troverebbe, diciamo, nella stessa parete più avanti. Ah, dice effettivamente, ma se lo mettiamo, dice, a soffitto a questo punto li mettiamo entrambi, non abbiamo più il problema del nostro condizionatore, proprio perché stiamo andando ad annullare quella che è l'altezza, quindi la tenda in quel caso scenderebbe dal soffitto, come se proprio uscirebbe dal soffitto, come quella che abbiamo già installato noi qua, che ora te la faccio rivedere, che comunque l'ho già mostrata nelle dirette del tutorial sull'onda. Comunque questo abbiamo capito che le misure che occorrono per la signora era 1,24 m per quanto riguardava la finestra per i centimetri che avevamo proprio precisi, quindi non potevamo andare oltre. Per la porta, non avendo impedimenti, poteva scegliere tra il 140, quindi uscire 10 cm per lato, avendo noi un 120, o uscire 1,56 m, in questo caso sarebbe uscito 18 cm per lato. Lei dice, no, dice, mi piacerebbe, dice, più regolare, allora va bene 1,40 m. Ecco, queste sono per esempio le misure che ti permettono a un binario super onda, stiamo parlando completo di kit, quindi di bandierina, che ti permette, come già tu sai, il discorso retta di qua, bello ordinato, e tutte le solite, l'onda perfetta, in poche parole. Comunque queste, ecco, tanto per dirti che in questa, diciamo, quest'ultima consulenza, quindi in questa, diciamo, diretta così flash che ho creato da oggi in poi, quindi ne vedrai magari in diversi giorni, pure dirette, vedrai che sono vestito normale così come mi presento qui nel nostro showroom, quindi non ho, diciamo, ecco, la camicia arancio con il maglioncino azzurrino, proprio perché quello, diciamo, fa parte delle dirette quando poi ti faccio la presentazione delle nuove rullo e tutte le novità che ci sono. Quindi ecco che queste nostre consulenze aiutano e identificano più che altro il cliente come poter procedere. Una volta chiarito questo, attendiamo ovviamente che completano per poi fissare un secondo appuntamento. Nel frattempo anche la signora di Francofonte, così come tanti nostri clienti, visitano il nostro sito come se fossero qui nel nostro negozio, quindi virtuale in questo caso anziché fisico, danno un'idea di tutte le tende che noi abbiamo in maniera comoda, pratica, soprattutto senza premura, senza lo stress generalmente che si ha nei negozi e via dicendo, e poi venire già qua adeguatamente, perché noi anche fare dei sopralluoghi a casa col tessuto che già hai scelto, lo proviamo e così hai un'idea più chiara. Quindi comunque ogni consulenza è personalizzata, ogni misura varia secondo le difficoltà e quindi gli impedimenti che troviamo nei vari appartamenti. Ecco, questo tanto per darti così degli spunti di come, diciamo, la SL Tessuti da un ventennio lavora qui nel luogo, adesso da un decennio anche online, offrendo lo stesso servizio, stessa professionalità, stessa precisione per quanto riguarda le tende ovviamente ordinate a distanza. Solo potrai vedere, naturalmente, se già ci segui da tempo già lo sai, quindi dalle nostre clienti che ci inviano le recensioni audio su WhatsApp, o come qualcuno ha inviato anche un video direttamente su WhatsApp, quindi lo troverai pubblicato sulla pagina, su Facebook, YouTube, dove ti viene comodo, o piuttosto che Instagram, per darti un'idea. Ma su questa linea, ecco che anche qui, diciamo, questo binario qua che ho già presentato, quindi ti ripeto, vedi il supporto a soffitto e qui non c'è bisogno della staffa da 10 o a parete da 10 cm. Quindi come noti, ecco, come puoi valutare, naturalmente sul nostro sito troverai altri consigli, quindi ti ricordo sempre che sul blog puoi accedere tranquillamente, tutto gratuito, ogni consiglio. E qualora hai bisogno, saremmo contenti di servirti sia attraverso WhatsApp se ci contatti da Milano, o anche qui direttamente nel luogo qualora vuoi venirci a trovare. Un caro saluto, io concludo sempre col mio slogan, dalla SL Tessuti, lo showroom più grande del web, da Salvatore Maria Paolo Caruso, e ricordati di ricordare, scegli la tenda più bella che vuoi su sltessuti.it. Poi ciao ciao ciao, alla prossima diretta flash.